Ciao, sono Matilde Gioli e questa è la mia Beauty Crush. Quanto mi piaccio da 1 a 10? È una domanda difficile, nel senso che è una cosa che dipende tantissimo dal periodo e dal contesto in cui mi trovo. Ti posso dire che la settimana scorsa mi davo un 7, questi giorni mi do un 4. È possibile che tra un paio di settimane io mi dia un 10 con la lode. Forse ho sofferto un po' quando ero in fase adolescenziale, dove comunque i commenti contavano tanto, soprattutto magari ecco a scuola dai compagni di classe. Mi hanno sempre fatto notare i miei compagni di classe i denti storti, perché io effettivamente ho i denti un po' storti, e tra l'altro mio papà era dentista, quindi questa è una cosa anche un po' così strana. Quello che penso è che se evidentemente non ho mai fatto nulla, non ho mai messo apparecchi, non ho mai sistemato la forma dei miei denti, è perché forse questa cosa non mi pesava così tanto, se no l'avrei fatto. La lezione di bellezza più importante che ho imparato sul set, ne ho imparate tantissime in questi 10 anni, anche perché io arrivavo da un know-how ridicolo, cioè sapevo veramente poco di bellezza e di come anche gestire il mio aspetto, perché sono sempre stata un po' maschiaccio. La detersione del viso, soprattutto dopo queste lunghe giornate dove noi veniamo riempiti di strati di trucco, quindi è importantissimo non dimenticarsi di detergere il più possibile, pulire bene il viso, e l'idratazione del viso. Oggi posso dire a 33 anni, quasi 34, di avere una beauty routine. Fino a qualche tempo fa non ne avevo una. Fondamentale è stato l'incontro con questo lavoro, dove ho iniziato comunque a lavorare anche col viso, e dove un sacco di professionisti nel campo mi hanno spiegato che ci vuole una beauty routine, anche semplice, perché la mia paura era quella di non avere la voglia, il tempo e la memoria di ricordarmi tutti i passaggi delle beauty routine. Ultimamente sto usando un prodotto a base di acido ialuronico che si mette in gocce. Ho imparato a metterlo guardando i video su Instagram, perché dà molta soddisfazione metterlo con le goccine. Errori fatti fino adesso ce ne sono stati tanti, alcuni per mancanza mia di gusto e di esperienza. In realtà a livello di taglio di capelli o di colori di capelli non ho mai fatto danni di mio, perché li ho sempre lasciati molto naturali. Col trucco, le prime volte che mi approcciavo, facevo delle cose imbarazzanti. Facevo di tutto per svalorizzare il mio occhio, che comunque è difficile da svalorizzare, perché è grande, è chiaro, ha una forma che da truccare i truccatori si divertono. Io riuscivo a rimpicciolirlo e a farlo andare verso il basso. Ho imparato a mettere la matita, cioè questo oggetto fantastico che è la matita per le labbra, perché agli inizi invece mi truccavo come tutte solo col rossetto, facendo danni, perché il rossetto comunque non ha la forma per seguire bene la linea delle proprie labbra. Quindi io provavo a farlo col rossetto, ma esondavo ovunque, quindi con dei risultati terribili. Invece con la matita adesso è come disegnare, no? Quindi cerco di seguire la linea delle mie labbra, e a furia di farlo adesso sono diventata anche piuttosto brava. Andiamo a sbirciare che cosa c'è dentro la mia beauty bag, e allora andiamo in ordine. Questo è il fluido antietà di Perenne, che è una crema che sto usando da un annetto, è uscita da poco, e mi sono innamorata di questo fluido perché, come ho detto prima, io mi dimenticavo spesso la crema idratante e quindi avevo sempre una pelle molto assetata e molto secca. Però non c'erano creme che mi dessero soddisfazione, soprattutto perché a me poi dava fastidio l'effetto unto addosso, sia la sera perché mi dava fastidio proprio sul cuscino sentirmi unta, sia di giorno perché quando mi guardavo poi allo specchio mi vedevo lucida, e per questo motivo alla fine mollavo la crema e smettevo di idratarmi. Mi sono innamorata di questa perché invece è una crema che idrata tantissimo, quindi io mi rendo conto a fine giornata che non ho più quell'effetto di secchezza che mi creava anche dei rossori. Poi mascara, che ormai è un rituale a cui non riesco a rinunciare nella mia vita di tutti i giorni, perché appunto anche nell'essere struccata però un tocco di definizione dell'occhio c'è sempre. In questo caso è il 360 Flip di Clio, che ha questa forma, come dire, un po' a vertigine,
Che a me piace perché mettere il mascara non è per niente semplice come sembra. Tutto dipende sempre dalle ciglia di ognuno di noi, non è che ci sono mascara brutti e mascara belli. Il problema è che si adatti bene alla forma delle ciglia del proprio occhio. Ci sono dei mascara che a me creavano facilmente dei grumi e quindi ogni volta dovevo ritogliere tutto, riprovare a mettere tutto, però rimettere già sul prodotto, insomma, diventava lunga la cosa. Invece io con questo due passate me le apre bene, non mi crea grumi, me le definisce e me le apre come piace a me piacciono più che verso l'alto, verso il lato, perché creano un effetto di uno sguardo un po' da cerbiatto. Un altro prodotto fondamentale che ho scoperto, questo l'ho scoperto da poco e ho iniziato anche ad usarlo da poco, è il blush di Armani. Il blush è diventato il mio oggetto del desiderio, perché quando anche mi vedevo, magari mi truccavo ma non mi vedevo in formissima, bastava mettere anche solo con le dita un po' di blush sulle gote, sulle guance, per recuperare improvvisamente la salute. Cioè io lo chiamo il trucco della salute. Quindi ufficialmente, al momento, ad oggi, la mia beauty crush è assolutamente il blush.